Ragazzi, questi fanno sul serio, questi fanno sul serio, questi si vogliono salvare. E dopo il prestito di Dean Henderson e l'acquisto di Awoniyi per 17 milioni, arrivano altri due colpi, il doppio colpo forte che dà vivacità al calciomercato in Premier League. Io non ho capito che le big si stanno scannando, ma questi qua ne ha promossi, stanno a fare il panico, un po' come il Monza in Italia. Dicevo, dopo Dean Henderson preso in prestito dal Manchester United per una stagione e dopo l'investimento su una punta da affiancare a Brennan Johnson come Taiwo Awoniyi dall'Union Berlino per 17 milioni di sterline, beh, arriva il doppio colpo assordante di calciomercato del Nottingham Forest. Perché ragazzi prendono Nico Williams dal Liverpool, giovanissimo, giovane, ha fatto le sue apparizioni anche in Champions League quest'anno insieme a Tsimikas, ma bene, ha giocato contro il Milan, ha giocato contro il Milan nell'ultima partita del girone, non ha fatto neanche male, vero, ha dei punti deboli in fase di copertura forse, un Ponentino a rientrare, però la Premier è il suo pane quotidiano, migliorerà ancora il gallese. Tutti forse se lo ricordano in questo europeo appena passato perché praticamente ha regalato un gol alla Danimarca, ma non è così, non è così, è maturato molto, ha fatto molta più esperienza perché ovviamente prima non aveva spazio perché era troppo giovane. Forse aveva 18 anni, no? Quanti anni ha Nico Williams? Ve lo dico subito. Fatemi cercare un attimo. Nico Williams ha esattamente 21 anni. Classe 2001. Giocato nel Fulham in prestito, gran colpo in difesa, beh, fascia sinistra, ecco, per il Nottingham Forest con Nico Shea-Williams. E l'altro colpo qual è? 20 milioni di sterline si portano a casa Morgan Gibbs-White dal Wolverhampton. Lo aveva detto Morgan, se Wolverhampton non mi mette al centro del progetto, io me ne vado. Ci avevano provato con la bufala del rinnovo di contratto, ma poi Morgan è tornato sui suoi passi, ovviamente a Sheffield ha lasciato un bel ricordo. Per andare nella squadra contro cui hai perso il playoff e hai sbagliato l'ultimo rigore, fa male, ma anche lui è giovane, anche lui è giovane, ha la carriera davanti, ora vi dico anche l'età di Morgan Gibbs-White perché non ci crederete. Ma Morgan Gibbs-White ha 22 anni, classe 2000, e Nottingham Forest prende giovani anche Awoniyi, Taiwo Awoniyi, c'ha 24 anni, è del 97, Dean Henderson. Poi 25 anni, è del 97, l'ha fatti a marzo. Questa è la linea del Nottingham Forest. Prendono
prendere giocatori affermati, sì, che stanno da tempo nelle squadre di Premier, che hanno fatto gavetta, eh? Poi metterli in campo, perché tra Nico Williams, tra Taiwo Awoniyi e tra Morgan Gibbs-White, ragazzi, 52 milioni di sterline. Di Henderson non l'hai pagato 52 milioni di sterline, che sono quasi 60 milioni di euro, se non ricordo male. No, so di meno. So di più le sterline, quindi sono più o meno 47 milioni di euro. È tanto, è tanto. E quindi io mi aspetto tanto da Nottingham Forest, dopo 20 anni che non giocavo a questi palcoscenici. E si stanno muovendo abbastanza. Delle neopromosse al Fulham io non ho sentito nulla, neanche il Bournemouth. Io sto aspettando notizie dello Sheffield, ma ragazzi, non ne arrivano. E se ne arrivano sono brutte, perché è vero che c'era l'interesse del Bologna Cebilon, che non si è fatto nulla, c'è l'interesse del Napoli Berbergia, ma non è uscito ancora nulla. E abbiamo perso McGoldrick, Luke Freeman e Ben Davis è ritornato, Uremovic è ritornato in Croazia, no, a Rubin, che poi secondo me se ne riva perché Russia, vabbè. Ben Davis è ritornato sicuramente a Liverpool perché era in prestito, Mark Andrews è ritornato con Brentford e oggi sì, in settimana è diventato un giocatore del Nottingham Forest e bisogna rifondare e non arrivano notizie e tra un mese e mezzo comincia la stagione. Quello che è sicuro è che il Nottingham Forest è più attivo. È più attivo delle neopromosse in Premier League, ma è più attivo anche seguendo una tattica intelligente. Perché comunque avere Brice Samba come secondo è un lusso. Non importa. Avere comunque McKenna come terzino, come secondo Nico Williams, non è male. Avere comunque Sarridge, che può fare la seconda punta, ma anche il trequartista come secondo di o di Awoniyi o di Gibbs-White, non è una cosa malvagia. Sarridge, Colback. Vediamo se resterà. Chapeau, mi tolgo il cappello, che no, adesso non ho. Per questo calciomercato del Nottingham Forest, che non mi stupirei che tra 5 giorni c'è un nuovo acquisto, ecco. E mi informerò sulle cessioni perché stanno spendendo tanto. È vero che hanno avuto introiti dalla promozione, più il budget di 20 milioni, se non ricordo male. Vediamo, vediamo. Avranno sicuramente operato anche in uscita, ma adesso non ricordo. Comunque ho parlato troppo di questo doppio colpo interessantissimo. E Swite potrebbe esplodere. Io ve lo dico. Anche Nico Williams potrebbe avere una bella carriera davanti. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Sportivi come sempre, anche con le squadre inglesi che hanno eliminato.
In questo caso lo Sheffield playoff, però chapeau, stanno facendo tanta roba, tanta roba. Io aspetto come sempre la parodia sullo Sheffield era appunto per questo. Io aspetto sempre delle notizie sullo Sheffield, ma non arrivano. Alle bianconero aspettavo delle notizie sulla Juve e sono arrivate. Vediamo se arrivano quelle sullo Sheffield. Qui da Dani Nerazzurro barra Dani Biancorosso è tutto. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, attivando la campanella. Per me è tutto, 10 minuti e 40, tanta roba, bella.